Buonasera Ion Marin, direttore d'orchestra. Abbiamo appena sentito un assaggio di quello che ci racconterà il silenzio carico di avventure marine, un navigatore come Giovanni Soldini, ma con te piacerebbe affrontare di più il discorso naturalmente del rapporto tra il silenzio e la musica. Miles Davis diceva che la musica serve per incorniciare il silenzio. Tu sei d'accordo? Questo è senz'altro vero, non è proprio una questione di incorniciare, è piuttosto il garante, il silenzio è il garante della musica, come il buio è necessario per la luce, per farla apparire, e così il silenzio è necessario per la musica, ma non solo per quello. Certo che musicisti siamo dipendenti del silenzio, perché si entra in scena, l'orchestra c'è il pubblico, l'applauso, c'è un momento di silenzio per tutti e poi i cammini si separano, i musicisti suonano, il pubblico ascolta in silenzio. Alla fine i musicisti sono in silenzio, il pubblico applaude e Sì, vero. esce dal silenzio. Però Però anche durante, tu sei l'unico da direttore d'orchestra che sta in silenzio, ma fai suonare tutti gli altri. sì, sono e sì e no, c'è una grandissima differenza fra sentire e ascoltare. L'ascoltare ha un'intenzionalità. Sentire, tu puoi essere, stai guidando e senti rete 2 e così via. Quello è sentire, è un rumore di fondo, non è ancora arte, non è musica. È solo l'ascolto intenzionale che trasforma la musica in arte. E l'ascolto intenzionale vuol dire ascoltare se stesso. La musica aiuta di intraprendere questo viaggio dentro la propria anima. Ed è quello che sente il pubblico, è per quello che applaudono alla fine, non perché hanno sentito la maggiore o si bemol minore. Questa è la cosa affascinante. Il direttore è sempre con un passo in avanti, cioè il direttore fa un po', se mi permette di paragonarlo, quello che diceva Michelangelo, che quando vedeva un blocco di marmo, lui vedeva già dentro la statua. Cioè tiri fuori la statua, tu vedi la musica, la senti, l'ascolti, prima di farla suonare. E registri nel stesso momento il silenzio del pubblico che è vitale. E questo silenzio è veramente il garante che una cosa così possa cominciare. Sai, a proposito di questo che stai raccontando, la differenza tra ascoltare e sentire, questo tipo di silenzio che si crea, quello anche la pausa tra una nota e l'altra, ma per te da direttore d'orchestra cambia anche nel luogo dove sei? Se sei nel teatro, se sei alla Scala, se sei oppure in un altro spazio? C'è anche una componente così. Sì, assolutamente, perché è la componente di rituale, è la componente sacra. E a volte vi posso dire che è molto più difficile suonare il silenzio che far suonare la musica. E quel attimo di silenzio, la pausa fra due note, faccio un esempio che, guarda, quando c'erano tutte le corrispondenze da Roma, no? In studio si faceva, buongiorno, a Roma è successo questo. Dal nostro corrispondente a Roma, Lorenzo Bucella, immagine. Tocco dell'auricolare perché c'è la differenza, ma quel silenzio di 3 secondi e poi incominciavi a parlare. Il mio interesse era già lì. Quel silenzio, se Era un avessi. difetto tecnico, non so Sì, perché. no, ma è un effetto anche retorico: è un effetto retorico. Ho il tempo di dire è a Roma, Roma, i miei ricordi, e mi trasporta. Poi la verità del silenzio, credo che è un tema che un musicista lo può magari tentare di illustrare. Prima di tutto, quello Ma che. aspetta, su questo, la verità del silenzio. Prima ti faccio ragionare sull'opposto. C'è anche un silenzio fasullo? Beh, guarda, prima di tutto, quello che noi chiamiamo silenzio è silenzio per noi. Ci diamo delle arie che siamo incredibili, però l'orecchio umano sente dai 20 Hz normale fino a 14.000-15.000 Hz. Al di là di questo, i ultrasuoni e gli infrasuoni, che è il suono del terremoto, per esempio, o del tsunami, dello tsunami, prima di vederlo, noi non lo sentiamo, per noi è silenzio, ma per gabbiani, piccioni, scoiattoli e così via, è un rumore pazzesco. Dunque, quello che è silenzio per uno non è un silenzio per altro. Non so se fasullo è la cosa giusta, ma tutti i silenzi sono popolati. Tutti i silenzi sono popolati e qua vorrei fare un esempio di un grandissimo compositore americano, John Cage, minimalista, negli anni 50. In 52 è andato a sperimentare la camera anecoica della Harvard University. Era la camera del silenzio perfetto. Allora lui da musicista è nato, entra lì, passa un po' di tempo, non puoi stare molto perché diventi matto. Dicono che appunto uno sente tutti i rumori del proprio respiro, delle Infatti, palpebre e ha impazzisce. sentito tutto, il battito cardiaco, stomaco, assolutamente tutto, palpebre come dici, respiro, non ti dico. E
E da lì ha avuto un'idea, ha scritto un pezzo che si chiama 4 minuti 33 secondi, che viene eseguito pianoforte, orchestra e tutto, dove rigorosamente non viene suonato niente. Certo che all'inizio tutti hanno gridato la frottola, invece questo no. Ero capace anch'io, questo è l'altro cliché. Sì, sì, esatto, assolutamente, visto che siamo cliché. Invece 4 minuti e 33 secondi in quale l'interprete li conta, vengono interpretati, obbliga l'ascoltatore dopo il momento di panico quasi, ma cosa fanno, non cominciano, ad ascoltare, e lì si ascolta un silenzio collettivo, che è la cosa essenziale per la musica e anche per gli atti sacri, per le liturgie, per i rituali e così via. E senti il prossimo, senti te stesso, senti la sala, incominci a sentire respiri, vai veramente in un mondo onirico. Il gran valore del silenzio è che porta alla consapevolezza. Guarda, a proposito di questa consapevolezza, abbiamo parlato ovviamente delle sensazioni uditive del silenzio, però in realtà, sempre anche appoggiandoci alla lingua, al fatto, molto spesso si dà una concretezza tattile, si dice il muro di silenzio, si cade nel silenzio, c'è una coltre di silenzio. Tu la senti questa fisicità del silenzio? Beh, lì tutte queste cose, cioè tutte le qualità che vengono incolate alla parola silenzio, si riferiscono a dei stati d'animo, dunque alla consapevolezza, come percepisci una cosa. La paura del silenzio, come la paura del suono, sono cose normali, siamo in fondo anche consapevoli della nostra imperfezione, però vogliamo sempre essere anche un po' in controllo. Il silenzio non lo puoi controllare, lo puoi sfruttare, puoi gioire del silenzio. Dunque l'importanza del silenzio, la paura del silenzio è la paura di andare dentro se stessi. E non bisognerebbe aver paura, perché insomma siamo tutti vibrazione, anche il silenzio vibra, anche il suono vibra. Dunque c'è una cosa che fa questo ponte magico fra silenzio e suono. Grazie Ion Marin per queste belle parole sul silenzio a proposito. Grazie a te Lorenzo.